Il Consiglio generale della Green Economy ha presentato l'appello delle imprese e delle organizzazioni italiane della Green Economy per un efficace accordo internazionale sul clima. Il gruppo dei primi firmatari, tra cui Ferrovie dello Stato, Barilla, Poste Italiane, Viscolube e Lega Coop, hanno sottoscritto 7 punti di impegno e di richieste ai decisori politici affinché l'accordo di Parigi sia efficace. Richieste concrete fatte ai leader mondiali, europei e italiani, tra cui significative misure nazionali di mitigazione e di adattamento, adottare target legalmente vincolanti in linea con l'obiettivo dei 2 gradi centigradi basati sui criteri di equità, la fiscalità ecologica, una carbon tax, l'efficienza energetica in tutti i settori, accelerare l'uscita delle fonti fossili e puntare sull'eco-innovazione e sull'economia circolare. Qual è l'importanza dell'adesione delle aziende green a questa proposta? È molto importante aderire a questa proposta perché ormai essere green fa parte della mission aziendale. Per Barilla è proprio dentro la mission aziendale. Oggi non si può pensare di produrre cibo, vendere cibo e cercare di educare a stili di vita consapevoli senza essere green. Quindi l'appello per noi è molto importante perché copre sistematicamente le produzioni green e quindi anche quelle del cibo. Quindi sottoscriviamo l'appello e speriamo che i governi trovino a Parigi un accordo e che questi accordi siano vincolanti. Perché avete deciso di aderire a questa proposta? Allora, la ragione principale che ci ha indotto ad aderire a questa proposta è stata, mi lasci dire, una motivazione etica. Cioè, in altri termini, noi siamo, è vero che siamo gestori, manager di imprese, ma siamo fondamentalmente anche cittadini di questa nostra terra e abbiamo, io credo, il diritto di lasciarla ai nostri figli così come l'abbiamo trovata. Per la Zarinetti, 2 sono i punti più importanti. Il primo è quello della riduzione dei consumi energetici. Questo è un must, ma è un must innanzitutto perché conviene ridurre i consumi energetici perché è uno dei modi certamente per essere più competitivi. Dobbiamo farlo perché conviene, perché fa bene al pianeta. E poi perché crediamo fortemente, ma questa fa parte della nostra attività, che crediamo fortemente nell'economia circolare. L'appello è aperto a tutte le imprese che vorranno aderire e ci auguriamo che almeno ad Ecomondo siano molte.